Debacle della Lega senza riserve, si salva solo il candidato Christian Bianchi. Non soddisfatto di quello che può essere un risultato personale, ma sono molto molto preoccupato e deluso della presenza comunque complessiva degli italiani in questo consiglio provinciale e sono molto preoccupato di questo grandissimo astensionismo da parte delle persone di lingua italiana della provincia che purtroppo non capiscono l'importanza o non riusciamo a fargli capire l'importanza di quanto sia vitale veramente garantirsi una rappresentanza. In questo consiglio provinciale che nasce, su 35 consiglieri ce ne sono 5 di lingua italiana e questo è, diciamo, dal punto di vista politico un insuccesso clamoroso per tutti i partiti di lingua italiana perché tutti pensavano di fare molto meglio e tutti invece abbiamo fatto Il male. discorso è questo, la politica per me è sempre stata una passione. Ho un lavoro che ho mantenuto e quindi tornerò a fare il mio lavoro. Il problema è che quando la politica diventa un lavoro, allora lì sì che siano problemi, non si possono neanche prendere le scelte giuste da prendere per i cittadini. Quindi oggettivamente io sono sereno. Mi spiace solo, come detto, non essere riusciti a comunicare l'importanza di queste votazioni. Questo sì. Abbiamo perso, ho perso, però c'erano le condizioni per non solo vincere, ma per portare avanti i nostri ideali, il nostro credo a lungo, perché nel 2018, quando siamo entrati, io ne ero il commissario, come partito siamo entrati con 4 consiglieri forti anche del trend nazionale e del grande appeal di Matteo Salvini con la gente. Siamo entrati storicamente. Anche in giunta, il primo partito di centrodestra, e potevamo fare grandi cose. Però se tu fai come slogan, cioè se hai lo slogan di padroni a casa nostra e poi viene sistematicamente a comandare qualcuno da fuori che non conosce le dinamiche nostre e si fa mal consigliare, ovviamente non vai lontano. Abbiamo via via perso e purtroppo siamo arrivati a questo. Da 4 consiglieri non averne neanche più uno è veramente triste. Grande rispetto, grande stima per Christian Bianchi che gli è stato fatto un grande regalo, l'ha sfruttato in pieno e ne sono molto felice, però è ovvio che non c'è più un'espressione della Lega all'interno del Consiglio provinciale.